oggi parliamo di questo all'interno delle aziende. Però ci tengo a sottolineare che sono strumenti di protezione e tutela del patrimonio. Non è detto che io, se uso uno di questi strumenti, sia destinato ad uscire dall'azienda nel breve termine o comunque sia il risultato finale. Darsi benissimo che io lo utilizzi semplicemente per proteggere il mio patrimonio. Quando uso la parola patrimonio, è una parola estensiva. Blocchiamo la nostra testa a pensare che sia necessariamente un patrimonio di molti zeri. Quando parlo di patrimonio parlo di solito di un mix. Parlo di aziende, parlo di immobili, parlo di liquidità, parlo di protezione di persone che hanno bisogno di essere tutelate perché magari sono diversamente abili, parlo di persone magari minorenni laddove io sono un imprenditore lungimirante e prevedo e vedo, percepisco il rischio che la mia famiglia possa essere in difficoltà se io non ci sono più, cioè parlo di tutti aspetti che non necessariamente alla fine della catena, l'ultimo tassello, non è necessariamente il passaggio generazionale, quindi usatelo proprio come strumento che si applica specificatamente nella nostra situazione personale e familiare, ma anche in altri ambiti, non necessariamente quello aziendale. Passaggio generazionale, ovviamente, ne abbiamo parlato stamattina in ambiti emotivi, in ambiti di conflitto, è un processo, non è una cosa che si improvvisa, è qualcosa che viene analizzato nelle specifiche attività. All'interno del passaggio generazionale di solito si parte con la mappatura dei rischi, perché solitamente il passaggio generazionale viene visto come una fase di debolezza che potrebbe affrontare l'azienda se io non la pianifico per tempo, se io non la valuto per tempo, potrebbe rappresentare una criticità. Se io cerco di anticipare in maniera tale da mitigare, da contenere, da gestire, cioè io non so più parole, non sono sinonimo uno dell'altro, hanno significati leggermente diversi. Contenere significa arginare il più possibile un danno che ne può venire. Gestire significa essere parte attiva nella gestione del rischio, non significa essere passivi, cioè sono parole simili ma che vogliono leggermente, hanno delle sfumature leggermente diverse, che implicano dei comportamenti da parte nostra. E poi ci sono gli strumenti, io vi darò solo un accenno veloce alle polizze vita perché è lo strumento più duttile sia in ambito di investimenti ma anche di rischio, cioè dopo lo vedremo insieme proprio velocemente le applicazioni e poi Sabrina con Massimo vedrete le altre cose. Quindi mappatura dei rischi e polizze vita. Noi viviamo in una realtà dove abbiamo patrimonio, famiglia e azienda che sono un tutt'uno che si interseca. Why?